Buonasera, buonasera. Ci siamo, ci siamo. Intanto regolo i volumi almeno. Fortuna che Karim non ha bestemmiato come al solito. No, infatti, guarda, in realtà ti quasi al pelo ti sei perso una parola peggio della bestemmia, probabilmente. Bene, come? Sì, ma non per volontà. È una cosa che è successa stamattina da gatto, quanto pare, in Fable, una frase. Ma io vorrei saperne di più. Non ho fatto la storia. Se non ci giochiamo i canali, anch'io. No, però. io non gli dico la parola. E lui stava combattendo contro dei soldati. Vabbè, me la racconto io, anche se dovrebbe raccontarla gatto. In Fable 3 stava combattendo con dei soldati con la magia. E una delle frasi dei nemici, quelle a caso, quando combatti è: ma non è giusto, la magia è da... E ha detto letteralmente un ortaggio. L'ha detto. Te lo giuro su Dio. E io vorrei indagare questa cosa di adattamento. Avrei capito male. No, è impossibile. Ma lo giuro. Allora, il gioco comunque c'ha 12 anni, quindi diciamo che era una roba. Però in 10 e passa ore di gioco è stata la prima volta che è successo. Mi ha fatto ridere perché era completamente inaspettato. Ma che paura, no? Esatto, la magia è da ginocchi. Buonasera. Ciao Enrico. Hai capito, Enrico? Enrico Pasquale. Come? Enrico Pasquale Pratico? Con la proprio lui. Esatto. Okay. Proprio io. Ma forse era uno scherzo del doppiatore, non se ne sono accorti. Io di Fable 3... mi ricordo... Che succede, roba del genere? Io mi ricordo che in Fable 3 c'era il mio personaggio preferito dei videogiochi, che era Kekulé. Che era fortunatissimo, ma non... ormai è andata. Quindi è palesemente un adattamento italiano. Sì, era quello era un altro, c'era soldato Kekulé che era molto fortunato. Sì. Non lo è stato fino alla fine. Ma tra l'altro non era doppiato da Maurizio Merluzzo, se non ricordo male, italiano. Kekulé? Giallo, ora 13 anni fa? Guarda che Merluzzo... È vecchio, è vecchissimo. No, lo volevo dire quello. Detto, allora, noi parleremo con la chat in game, perché sennò già mi viene voglia di spararmi. Ma l'avete provata? Cioè, no, però allora, io l'ho per scontato che... con Katia. Bisogna stare attenti Ricciarelli. Con i cosi. No, con Yukali ha funzionato la chat in game. Funziona, però... C'è un però. Esatto, funziona in prossimità, almeno che non c'è la radio. Cioè, meglio chi ha ancora, la radio meglio si ancora. Sente sempre. È il mio se gioco non preferito. In prossimità. Ah, quindi non ci sono due tasti. Cioè, se hai la radio, in automatico... No, come, scusami, ma che stronzata. Non so se ci sono due tasti, però dovrebbe funzionare così. Ma l'ha provato. Fammi andare a vedere un attimo. Ho provato con la radio, la senti anche da distante. E certo, funzionano se non così le radio. Che storia. Non ho trovato altri tasti. Avete provato tutte le case, figurati cosa è venuto fuori. No, sì, infatti. Se tu trovi la radio dopo due minuti è impossibile più parlare normale, quindi. Che gioco è? Giocheremo a venerdì 13. Dead by Daylight, ma con venerdì 13. Lost. È bellissimo. E lo vedi? È praticamente io sto The Lost. Adesso vi ringrazio tutti. C'è la storia di Lost, però tu non la vedi. Le cose fighe le fanno gli altri, tu sei il personaggio terziario. E non capisci nulla della storia di Lost. E certo, perché quei deficienti hanno fatto un gioco di Lost a metà della serie. Sì, e giustamente allora, loro non potevano inventarsi storie. No, ma non te la spiegano nemmeno. Tipo la questione dei numeri, oppure come si chiama? Osgol. Oddio, come si chiama? Quello che era dentro al coso. Bunker. Ah, dentro la botola, sì. Sì, non ti spiegano niente. Tu ti fai i fatti tuoi. Tu devi solo recuperare la memoria. Almeno ti picchiano per tutto il gioco e gli altri fanno una bella storia. Bellissimo. Bellissimo. Ma ora parliamo di ragazzi. Qualcosa di interessante. Iniziamo. Hey! Vero. Ma cos'è? Lo sai che sei simpatico, Marco? Con le voce usa maglione. Ma cosa faccio se uso il maglione? Esatto, Alex. Zabaglione? Usa maglione. Zabaglione? Che usi il maglione? Il maglione della mamma? Trovato? Nelle opzioni l'hai trovato. Sto guardando i... L'audio, ma quanto cazzo è alto? Sto audio di sto gioco! Stai calmo. Scusate. Siamo in troppi, Io sono già... Ma sono non è vero, nervoso, sto parlando sono una persona. Scusatemi, scusate. Combinazione, mappatura comandi, dov'è? Esatto. Ma perché il pad mi fa vedere? Perché no, per cambiare i tasti devi andare in combinazione partita, tasti. Per l'amor di Dio. Premi per parlare. Premi per parlare e lo metto qui. Ecco qua, a posto. Usa l'oggetto piccolo. Del mouse perché... Bravo. Anch'io.
Io ho sentito che se avete collegato il gamepad, il joypad, dà dei problemi con l'audio, con la chat vocale. Potrebbe dare. Io ho il pad collegato. Vabbè, chi è che lo gioca? Melone, ragazzi, sono arrabbiato. Io ce l'ho collegato, ma non lo gioco. Stacca tutto. Ciao, Sinigia. Chi crea la partita? Formato. Chi ha la connessione? Dove la chat? Il premi per la chat. Dai, la creo io. All'inizio. Okay, all'inizio. Nella prima sezione. Errore, abbiamo perso la vita. No. Okay. No, hai ragione. Vi posso invitare? Vai. Per favore. Io vedo l'invito. Su Xbox, certo. Io non vedo Lino. Ah, scusa, hai ragione. Non mi vedi perché sono una persona invisibile allo Stato. Allora. Ah, sì. Invisibile allo Stato. Io non lo so. L'ha detto in quattro live contemporaneamente. Bellissimo. Che mamma sono. Mia. Eccoci qua, ci sono. Lino e Gatto, via sì. Squad. Ah, bestia. Bravo. La cosa più bravo. Difficile del mondo. Ma non vabbè. È vera questa cosa. Non mi succede mai niente. Allora. Vi ho invitati tutti? Fatto. Ecco. Terribile, non lo faccio, vedo niente io. Secondino, cioè. In teoria così siamo roba. 6 più Jason. Ma se io mi unisco invece, visto che Gatto non mi ha invitato, no, ti ho invitato. No? Ma ho detto, vi ho invitato tutti, non mi hai risposto. Marco, eh? Ho risposto, ho detto che non mi è arrivato niente. Io non ti ho sentito. Seconda, Può succedere con Lino in disco. Oh! Vero, vabbè, come questa volta sono silente. No, ma poi inizio a parlare, non mi fermo più, eh. Ho accettato la squad. Che sparisce. No, solo Lino, però. Porca puttana. Che figure. Sto per fare un ride, fatto. Aspetta, ho sbagliato. Come? No, ho sei premuto per sbaglio. Aveva ragione Lino, aveva ragione. Dio mio. Ecco, ma ci sono. E non mi è sparito no, cosa della squadra, non so perché. Sto lagando? No, è impazzito. Ti ho detto che era difficilissimo prendere, accettare la squad. Che brutte queste persone. Mi metto i perk, mi metto. Ma siamo 3, 4, 5, 6, 7, no? 7, sì. Ma io prendo il mio omonimo qui. Ah, è vero, si può cambiare il personaggio. Ok, sì. Ho fatto. Okay, oh mio Dio. Io ho messo Sheldon. Non l'ho messo. Grazie Michele per il ride. Porca vacca, paura. Oggi in questo disastro. Aspettatemi. Allora, grazie Michele per il ride. Purtroppo state entrando in una live di paura e disperazione. E non perché lo è il gioco, ma perché purtroppo siamo accompagnati da 7 persone che fanno un bordello cane. Quindi vi chiedo scusa. Ok, si grazie sente, Michele. Sì. Parlano, ecco, anche mi sono mutato su Discord e riescono comunque a parlarmi. Per l'amor di Dio. Vabbè, scusatemi. Come del gioco? Eccomi. Ciao Steno, è sempre arrivo. Questa domanda. Ormai cioè, è meme. Statistiche o le, che cos'è? Pioggia random, partiamo? No, vai. C'è Michele in chat. Una domanda, gatto. Aspetta, non lo so, c'è Michele in chat. Game? Vabbè, sì, ti faccio un regalo, Michele. Leila. Ecco. Perfetto. Ma perché gli hai rubato il... No, me l'ha regalato. Non si può regalare. Sono pronto ora. Cosa vuol dire? Come avete scelto il personaggio? È successo. Basta che clicchi sull'icona con il punto interrogativo. Eccolo qua. Sono impreparato. Bellissimo sono lui. Bellissimo. Ma io Jason non lo faccio, Vai, pronto? Io sono livello 1. Sai che siamo tutti gli stessi personaggi, Fate tutti preparato e arrivederci, Buonanotte. Ma non va bene. Preparato? Non me lo devi fare pronto. Ah, ecco, sono mamma mia. Okay. Oh, sono impreparato. Che ciao, l'hai tolto? Faccio... Manca molto lento. È mi rotto, Sì, perché io clicco, ma non succede no, niente. No, lo metti dopo molto tempo. È difficile metterlo, no? Anche il premere per parlare ci metto un casino. Ciao, Lidio. Benissimo. Partiamo? Prova. Vai. Ah, l'audio. Allora, grazie a Karim che è rinnovato. Per la sabra regalata, Gabrulo, a Deis, a Tartola, a Oti, grazie a tutti ragazzi, grazie a Sayo Kami per i 13 mesi, a Frani per i 2 sabre regalati, a Michele appunto per il ride. Cazzi. Sì. Ah sì, mi ricordo. Grandissimi. Si sente? Eccomi. Tutto sì. Perfetto. Ad Anna Glorias, 2 anni, tantissimi giorni, ancora più tantissime ore di live, risate, 24 mesi, 24 come i miei anni, le sono un sacco bene anche a lei, grazie mille. L'audio. Grazie anche a Blubelli per i 7 mesi e a Tarantasio per i 3 mesi. Buon anno a lei. Ma sono il cattivo! Find them, Jason. Make them pay for what they did to us. Che pensi mi? Che bello! Il super relax, sono da solo! Sono da solo, aspetta che metto anche... Ecco qua... La chat nera. Oh, ok.
gioia per i miei occhi. Grazie Pontred, sei un grande. Tu. Ah. Devo abbassare il gioco però. No. Quanto può essere alto l'audio? No, devo lasciare alto questo perché le voci sennò non le sento. Oh, applica. No, non mi è sparito il mouse. Ma come fa a togliermi? Ma mi toglie il mouse nella conferma. Oh no. Ok. Sì, non ci credo. E non posso confermare. Ok? No, perché è ancora alto? Ma mi sembra altissimo. Ok, sembra ok. È ok? Ok. Allora, io posso attivare la mappa, vediamo. Questo è il mio mouse. E che vuol dire? Mi posso teletrasportare? Ah, vado qua. Vai. Ok. Ok. Si usa il 2? Vedo del casino, li vado a vedere. Grazie Fregia per i 31 mesi. Li ammazzo tutti. Ammazzo tutti, faccio un casino. Ah, vedo qualcuno qui, C'è qualcuno? Faccio questo suonino, fa questo suonino qui. Cosa fa il 3? Mamma mia! La rimetto, Moro, è via, Moro, via! Ah! Un prosciutto! E gli Ezzar! L'ho lisciato! C'è qui gli Ezzar che sta morendo, scappa! Aia, no, che male! Chiudi qua, lì, che male! Chiudi la porta! A posto, non ci siamo lì dentro! Muori, Harry, senti, mi dispiace! Senti che bordello, tutti! No, anche Harry, no! Fatemi entrare! Sì, ma è Lander questo qua! Ok. Adesso li abbasso, tranquillo. Apro la porta con calma. Aiuto! Permesso. Permesso, salve. Ragazzi, mi sono buggato, non riesco più a muovermi. No, anch'io. Oddio, ma quello è il kill. No. Come si facciamo? Su questo? Ma si muore da solo, di qua. Andiamo di qua. Vai, ti segue, entra. Vai. Ecco. Amici, aiuto, Jason. Ma dove? Ah, mi ha preso. Che è successo? Non ha preso me. Preso, non è vero. È morto qualcuno. Sei qui. È morto qualcuno di sotto. Mi sentite? Mi sentite? Sì, salve. Aiuto. Che bei capelli, complimenti. Dove se li ha fatti? Harry, c'è posto per uno. Vai via, non c'è posto. Dai, io. Mi sento, salve. Chi è qua sul balcone? Faccio l'inganno della cadrega, guarda. Chi è? Chi è qui? Salve! Ah, è duro sto muro, niente. Arrivederci. Certo, puoi evitare di entrare? Guarda Marco, voglio provare una roba diversa con te. Non ti accetto. Dov'è andato? Oh no! Ma è uscito dalla finestra! Ma è bravissimo! Eccolo qua. Porca bestia, gatto! Per favore, un attimo! Che male! Aia, oh! Violento, eh! Violento! Fortissimo. Non si gioca così! Suka! Ci potevo rimanere offeso, Marco. Vieni qua. No, aspetta, gatto, c'ho da fare delle spese. Porca cose, di una dai. Puttana, vieni qua. Che poi cosa serve fare questo? T'ho preso, e quindi ti butto giù dal balcone? Aia, attacca, ma dai! Scemo! Aia! Ma cosa serviva a chiapparlo? E cosa è servito a fare la presa? Cosa fa il 4? Non lo so. È ancora qua. Oh, matto tu! Devo premere 1? Ah, ok. No, ti prego! Se lo acchiappo e premo 1 fa una roba figa, quindi. Ha chiuso la porta.
C'è qualcuno? Wendy? Ho sbagliato il film, scusami Enrico. Ma è un mago? They deserve to die, Jason. Make them suffer. Non c'è il bonus di strutturazione. Dove saranno secondo voi? Ma sì, tanto ho vinto. Chi manca? Karim, Lino e Moro. Karim, Lino e Moro. No, beh, no, ho ammazzato Enrico, Liezar, credo, e Marco. Ma quanti siamo? In 7, non in 8. Però amici, qualcuno trovi una radio, una cazzo di qualcosa, sono da solo a parlare. Grazie per aver parlato, salve. Vabbè, ma perché sta gente maleduca? Cosa tira i capettoni, scemo? I trick and track! Vuoi vedere un trick and track? Non me lo far vedere il trick and track! Che fa questo? I trick and track, no! Premuto 2, non fa niente. Ma non fa niente! Grazie Cringe Salad per i 65 mesi. Mi sono incastrato, non so perché! E che serve questo? Ma è scoppiato! Uno dovevo premere? Non ho capito cosa succede, non ho capito. Cosa faccio questo? È un coltello. Ok. Quindi ho vinto io. Mi mancano Moro e Lino. Sì, ma io sono troppo OP. Quando si illumina il rosso in basso a destra puoi usarlo. Ma non si sono illuminate, quindi... Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. C'è qualcuno lì. Comunque dopo tutti questi anni Jason rimane sempre OP. Sempre OP. Cioè, minchia, ne ho ammazzati più della metà in un attimo. E non so neanche come si gioca, per dire. Quell'altro a sinistra è la mia vita? Sai che non lo so. Cosa dire che non c'era spazio? Ma spazio fisico intorno, dici? Guarda, bella questa, è stata la radio. M'hanno fottuto. Carino. Spacco tutto, via. Qualcuno ha fatto casino qua. Ragazzacci. Si teletrasporta, e dove? Non so dove devo andare. Non vedo rumore. Che da dire così. Anche di calmante questa cosa nella mia testa. Non so perché. Ah, questa cosa è lo spacco. Ah no, è il coso. Non posso. E che cazzo.
Ciso 2 dovrebbe aiutarmi a trovare, hai ragione. No. Sulla mappa si vede il rumore, non credo, sarebbe OP. Non vedo niente, vado qui, vediamo. Gli spacco qua il Voltaren. Com'è l'audio? Va bene? È basso il giusto? Si saranno nascosti, sì, immagino. Forse è un po' troppo basso adesso l'audio degli effetti. Ah, sì, mi ricordo. Grazie a Flyfix per i 6 mesi. Si sta riempiendo il cono in alto a sinistra, non so cosa voglio dire. Mi trasformo in un razzo missile, forse? Non li vedo. È la rabbia? Poi mi incazzo e rage quitto. Comunque ho mangiato un botto di sushi stasera. Sono bello pieno e sono contento. Bawenal, grazie per i 7 mesi. Alla fine l'ho preso. Assolutamente cold. E mangiamo sushi. Ah, sì, mi ricordo. Sono io il mostro pisello, sì. Bello sto posto comunque, posso dire. Ma stanno facendo qualcosa? Ma è una persona questa? Ah sì, ho visto bene allora. Sembrava un pezzo di legno, un sasso. La rabbia attiva, vabbè. Era dietro, ma lui si è teletrasportato davanti. Ma siete morti tu? Siete morti tutti? Sì. Chi era l'ultimo? Moro. Che era, quando ha ucciso Lino? All'inizio, credo. Mommy has a reward. Ma io sarò morto in champagne. Come home. Non è vero. E comunque sei stato piccolissimo, Moro. Ho trovato le chiavi della macchina, ho messo la benzina nella macchina, mi mancava solo la batteria e si andava, eh. Vabbè. Sì, comunque è facilissimo fare Jason. Beh, sì. Io sì, adesso eri dietro, Moro. Moro ti ha proprio superato alla grande. Tu ti sei teletrasportato davanti e l'hai ucciso. Però non mi trovava mai, eh. No, è vero, mi sembravi un sasso. Infatti ho detto, se sto fermo non mi vedo. Bello questo, è bloccato. Bloccato, bello. Voglio questo. Ah, non può correre. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Boh. Lello, 20 mesi con la stagionatura di un formaggio. Un saluto a tutti, un saluto anche a lei, grazie mille. Che succede? Ah, devono premere. Se ti becchi contro un team di sudati, cambi idea, nel senso che puzzano, fa schifo. Morelli? Allora? Ok. Casa di Jarvis. Nero Ardente, grazie per i 10 mesi. Ciuccia. No, tu.
Ehi, ciao amici. Non sono più Jason. Io non come voglio farlo, sapere, Ah, ora si sente. Sì, ah, no, non, pensavo ve lo dicessi, sono il riccio. Ti prego, non voglio essere Jason. Non sono. Come balla? No, no, Campillion! Che la faccia! chi... Ma io sono bellissimo! Ma io sono bellissimo! Vabbè. Voglio prendere questo. Armato, vai. Qua cosa ci sarà? Cosa c'è? Non lo so, non guarda. Ok, una mappa la prendo molto volentieri. Ok, pronto a tutto, pronto a tutto. Ok, chi è? Mi sa che è vicino Jason, eh? Chi è? Gatto. Oh, psst, sono qua fuori. E allora stai zitto, scemo. Ma parlo a bassa voce da metri e metri di distanza con una finestra a mezzo. Guarda che ho sentito pss, 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 oh, quel gioco, quel... Vieni veloce, vieni. No, non tu, imbecille, era il gioco, sbrigati. Arrivo, eh. Che capelli c'hai poi? Aspetta, dai, muoviti. Qui, Aspetta, sono qui. Mi hai spinto, coglione. Eh sì, chiudo, chiudo. Zitto, gatto, maledizione. Oh my god, hai sentito? Cazzo fai? Stai zitto, fatti i cazzi tuoi. Figurati se qua, gatto, dai. Stai zitto. Ma non c'è un cazzo dentro sta casa, è già ciulato tutto, eh. C'era un cazzo, però. Hai sentito il pere? È qui, Morelli, è qui! Ciuccia, ciuccia, sci... Bravo, sei sotto il letto. Stai zitto, non dirlo! Scusa. Ma sembra che abbiamo fatto sesso adesso. E basta con sto respiro deficiente. Ok, via libera, vai. Oh, dai, vai, vai. Via libera. La musichina è un crescendo, ma non so. Ah, Maria, Maria, gatto, Maria. Perché sto zitto poi? Mica mi sento in game. Mi sa che sta inculando Morelli, eh? Sumaglia, che dolore bestiale, che dolore. Ah, stai fermo, via. No, via. Vediamo Moro che ci abbandona.
ho fatto bene a cambiare location. Ma la Pippa come fa a non ucciderlo? Chi è? Lizard! Può dire sì che o sbaglio un pochino, sì. Cioè, o è morto? Cioè, secondo voi è morto o ancora vivo? Bravo che ho usato Morco Mesca, certo. E continua sta musica, io non so! È morto. Io voglio restare qui, perché magari si aspetta che me ne sono andato, non pensa che sono rimasto dov'ero. Che mi c'è te, ma non è quella rossa, però. Posso uscire, secondo voi? Non so, c'è la musica. Però sta andando via. Ma che qui fino a fine, no, ma il gioco per vincere bisogna uscire. Allora, ma perché è uscito così? Sorpresa, buon compleanno. Vabbè, allora. Che bello questo quadro, cosa sono? Delle antilope che si baciano? Ok. Ok. Oh, la benzina. Servirà per la macchina, immagino, però servono anche le chiavi? Ma veramente, hai due mani, testa di cazzo. Vabbè, con sta faccia qua dove vuoi andare? Non c'era niente. E mi trovano morto così. Trovano... Vabbè. Allora. Devo mettere la benzina nella macchina, immagino. C'è un coltello anche qui. Poggiato... Poggiato... È bilanciatissimo quel coltello. No, vado fuori di qua, vai. Ucciso da una cassettiera. Eh beh, il Malm è pericoloso, eh. Beh, ci aspettano, cosa, 45 minuti di camminata e ci siamo. Però devo svalicare. Grazie a Dead Boy Called Ken per la sub. Secondo me se mi alzo. Magari non mi trova. Questa è casa mia, entra. Senti il ghiaino. Almeno ci siamo risparmiati un po' di strada, non tanta, ma. Sono quasi alla macchina, dai. Mi rotto il cuore, non regge quest'ansia. Cos'è quel simbolino rosso che vedo? Questo. Ah, ma lui è lì che li sta massacrando. E allora tranqui. Me ne sbatto il cazzo, vado alla macchina io. E la imbenzino, no? Mancava pure... No, devo tenere premuto? Ok. Perché no? No, ah, il tasto destro è. Ok. Ok. Mi manca la chiave. Manca la chiave. E la batteria, giusto? Ah, vabbè, così. Non era meglio se me la mettevo in tasca? Che sta facendo? Ma...
Ok. Come la metto giù? Ok. Ma sembrava vicino però. Ok. Galdo, grazie per i 47 mesi. Ricordo a tutti che il video dei sub è online ed è incredibile. E basta. Non so cos'altro dirvi. Rinnovate, che cos'è? Un tavolo buono che conosco il proprietario. No, che cos'è? Un fusibile della cabina telefonica. Ok. Neanche sapevo di essere fusibili. Questo che comunque bene fa. Che è? È arrivato 007? No. È probabile, Gabriel. Abbiamo dato al pubblico quello che vuole. Sintetica da 10. Gattone, faccia piano. Un abbraccio. Sì, sì. Fretta non ce n'è. Cos'è qua? La padella? Sarà è meglio la padella del tubo? Ah, l'ho visto però. Vacca puttana. Ah, sì, mi ricordo. No. Mi sta telefonando, mi sa. Secondo me è entrato in modalità stealth lui. La radio. Psst. Ma è già stato pure Predator. Sembrava un po' Predator in effetti. Devo trovare un'altra casa, devo trovare. Dove vado? Residence di fronte a me. Andiamo a vedere. Che c'è di vivo? Io e Karim. È previsto camminare in un acquitrino. La chiave è sud-est, lo dice il gioco? Oh cazzo, sì. Grazie, non lo sapevo. Musica. Non pensavo la mappa mi dicesse dove è la chiave, però effettivamente va bene. Il problema è che mi manca la batteria. No, il panino grigio io credo sia Karim. Che ha la chiave! Bene, bene così. Bene, allora io vado in cerca del coso. Della batteria. Un tavolo buono che conosco il... Quello di incontro, no, è meglio stare separati. Tanto... Immagino che anche Karim sia diretto alla macchina, no? Quanto si muove veloce, tra l'altro? Culo! Stai zitto, imbecille! Non abbiamo la batteria! Che cazzo! Cretino, cretino! L'hai portato qui! Ma tu sei una merda! Ma vaffanculo! Ma vaffanculo! Scappa, deficiente! Cretino! Coglione, scappa! No! Dove la trovo adesso la batteria della macchina? In un cassetto? Non credo. Una radio non mi serve. Ce l'ho già. Cos'è questo? Ma sì, prendi. Ah, lo spray della cura. Ok. Che palle, carino. Che bordello.
Spero che Kenny mi abbia messo la chiave. No. Ma dove la trovo la batteria della macchina? In una ferramenta qua. O supermercato volendo, ma. Come esco? Perché urla? Chi ha urlato, scusa? Io? Oh, streghetta, mi avrà visto? Probabile, vero? E non sono qui, Lezar. Merda. Rip. Va bene, dai. Ha visto tutto, praticamente. Che figura, cazzo. Ero sicurissimo di non mi avesse visto. Ha visto metà corpo entrare. Elia, salve gatto, scusi la domanda. Secondo lei, per fare di poco, sarebbe meglio prendere Snap o Scarlatto Violetto? Quindi... Pokémon Snap, aspetta, qual è? Quello delle foto? Io non sapevo neanche fossi lì, gatto, tra l'altro. Ma non mi vedevi nella mappa? No, io correvo da lui da mezz'ora e quindi sono per sbaglio arrivato dalla tua direzione. Perché io ti vedevo nella mappa? Probabilmente anch'io, ma mi stava attaccando, quindi non ci ho fatto caso. Snap è quello delle foto. Allora, da fan di Pokémon io consiglio quello delle foto, che come gioco è più bello, poi dopo. E io metto sempre casuale, ma capita sempre la stessa, poi. Boh, vabbè. Io dovrei fare anche un po' di cacca di nuovo, che mi scappa. Bella. Hello? Bella. Quella è pazzante, Se sono Jason, buon per voi che devo fare un po' di cacca. Ah. Bene. Solo un po', dai. Due grandi. Allora, Arturo, muore sempre lui. Com'è uscito con le sue maniche tirate su, eh? Niente. Ma come sono vestito? Ah, però sono vicino alla macchina, fico. E sono vicino alla ferramenta. Allora, c'è questo che non so cosa serve. Sono qua. Gatto, ma sempre te, che palle. Ho capito, porti pure sfiga, scusami. Ma se mi hai fatto da esca, pezzo di merda. Tavolo buono che conosco il proprietario, ma c'è. Porti sfiga a te stesso. Vedi lì se c'è qualcosa, che c'è il garage. C'ho la batteria, che culo. Buono, mettila subito. Però amore, devo fare tanta cacca. Riccardo, dai una non rompere i coglioni, gatto. Ti caghi addosso quando arriva il killer. Probabile. Grazie Erbalu per la... Zitto. Questa è casa mia, entra. Arca puttana. Senti una voce lontana. Non era mia? No, più lontana. Ma perché pensavo fosse il mio personaggio che ha detto: ho messo la batteria. Ah, può essere. Ma perché, che idea di merda? C'è rilasciato un cane. Chi è? No, è Marco. Marco? Grazie al ballo per la sabre calata e Anna per la sub. Buona fortuna a tutti. Anche a te, Karim. Oh, Lizard, ma porca miseria, ma tu che arrivi stealth. Ma poi scusa, alzati il gain del microfono da Windows per adesso. Ho un fucile. Ma anche tu la radio, Enrico? Ma sono gatto imbecille, ma che cazzo. Non mi riconosce più. È invecchiato. Moro? Ok. Paura, Lietzar, ma sei pazzo? Perché li sento per un attimo e poi non più? La mappa sarà. Arriva. Zitto, Marco, che arriva al merda. Ragazzi, pieno di armi da me.
C'ho la benza, gatto. Bravo. Anche parlato a bassa voce. Se è qui, tanto stai zitto, Marco, Marco. Porca troia. Cosa dici, stronzo? Questi sono stupidi, ragazzi. L'audio del gioco ci sovrasterà. No, guarda che è un incoglionito quello lì. Ma che si sovrasterà, ma scemi. Moro, poi entra dentro che ce l'ammazza la boss boss. Fa schifo, ma prendi a te. Perché devo morire io? No, ti sparo, porca troia. Vieni qua. Non puoi farmi niente. Sono invulnerabile fino a prova contraria. Va bene, ragazzi, allora facciamo RP. Che male, mi fanno male i vetri addosso. Ah, non è che devi tirare le puttanate se fai RP. No, mi sono spaccato la finestra in testa. C'è ragione, addosso, bravo. C'è ragione, c'è ragione. Qualcuno le chiavi della macchina? Aspetta, ma allora? No, no, della macchina abbiamo solo la benzina. No, io ho messo solo la batteria anche. Ho sbagliato! Un po' di benza fuori. E niente. Ah, comunque, ragazzi, quando tutto uno bene? Muore si può chiamare Tommy, eh. E paura! È morto Karim, ragazzi, è morto Karim. Puttana. Guarda che è morto, Sto arrivando. Le chiavi. E le chiavi ce le hai in tasca, magari nel portafoglio, porta oggetti, qualcosa. Non ce le ho perse. Sei proprio un coglione, porca troia. Non hai preso neanche un'arma. Di bianco io. Io c'ho il giubbino di pelle così almeno non mi si bagna. Aspetta, gatto, se mi metto qui mi si vede? Non tanto, gli occhiali però sì. La miseria, ma gli occhiali. Sì, ma lui ti vede comunque. No, no. Sì. No. Però, ma perché non ti sei preso un'arma, testa di merda? Era pieno di fire tag, flyer cuts, così si chiamano? Flare. Esatto, mi sono cagato addosso. Vedo da come cammini. Medded room, it's Friday! Un fucile grandissimo. Grazie, allora, apprezzo. Non so se avete sentito anche voi, ma mi sa che ce lo viene a mettere nel dere. Stai zitto. Io mi sono preso la flare. C'è una ciappola. Non mangiarla. Ci sono le chiavi qua, guarda. No, c'è la mappa però, la prendo. Risposta è non mangiarla, gatto. Qua c'è un coltello cattivissimo, per affettare l'arrosto. Mi raccomando, non mettetelo nel sedere. Ho solo una mane. Ma è solo una mane. Qua mi pare sfondata la finestra, Sì. Se è un disastro, lascia stare. Non mi spingete, andate fuori di coglione. Che fastidio che mi giro quando vi tocco, che fastidio. Ma mi fai passare ecco, prima. Muore. Grazie. Perché mi stai allontanando? Ragazzi, non andiamo a ma destra, perché metterla lì? Io non c'è niente, andate a sinistra, andate a sinistra. Va bene. Io l'ho messa, poi vediamo. L'hai pregato e cagato? No, perché c'ho la tensione. Secondo me la vinciamo questa, Ci mancano solo le chiavi. Appunto. Lì dentro non ha senso andare, non c'erano. Mi sembra. Cosa intendi per lì dentro? È l'unica cosa che c'è davanti a noi, gatto. Che cazzo di domande fai? E che cazzo di so di dove sta guardando lui, scusa. Ma sono dietro di te, dove vuoi che ma cosa cazzo ne so di dove sei tu? Ma cosa vuoi? Ma che cazzo? Ma perché siete dei rompicoglioni? Ho capito, c'è una casa. Tra l'altro, lui sarà un demente, ma voi state andando tutti a sinistra. È molto zoomata la visuale, sì. No, sto andando dove c'è l'ombra, Marco. Ma perché? Non è che vince. Ma secondo me possiamo fare una corsetta. Se le... È morto qualcuno? È morto Harry, ragazzi. Io me ne vado qua, fanculo. Non me, accito perché c'ho il fucilazzo. Ti vedo che scappi, gatto, Non rispondo. Gatto? Oh, ragazzi, gatto scappa! Oh, merda. Gatto sta scappando, ragazzi, gli sparo? Vieni via, vieni via, vieni via. Nella mappa non dice niente. Sì, le chiavi forse prima le avevano prese e... Sì, no, perché le ha prese Karim. Cioè, no, le aveva droppate qualcuno che poi dopo le ha recuperate Karim. Can I just say hi to my friend Poor?
Così. Lo scopo del gioco è levarsi dai coglioni. Sto cercando le chiavi della macchina per accendere la macchina. E... ancora vivo questo gioco, l'ha proposto Lino, quindi figurati. Domani Sea of Thieves, domani mattina vediamo come mi sveglio. Ma le chiavi dove potrebbero essere? Qua il tiro a segno mi sembra strano. Che ci sono delle chiavi della macchina. Ecco. Gatto, chi ha fatto palo? Grazie Federica per la sub. Io non gli rispondo a questo qui. Io non gli rispondo. Questa è casa mia, entra. Gattunga? Gattunga! Non so cosa vuole dire. La birra. Perché è andato la macchina quello lì? Ma chi è il mostro? Ah, è Lino. Beh, l'ho risolto Jimmy, grazie. È stata una rosicata incredibile, ma ho risolto. Doveva esserci il gioco delle principesse, però mi hanno mi hanno proposto di giocare venerdì 13, che è venerdì 13. Niente. Sono stato venerdato. La musica parte non a caso, ma credo che sia quando arriva. Ovvio Spenig, anzi sparo in faccia a Mark. Le mappe, le chiavi sono comparse sulla mappa, non è vero? Cazzo, hai ragione invece, sì. Ma sono vicino all'altra macchina. Marco è matto, ci va? No, vado io, con calma. Due macchine, sì, ma la nostra è pronta ad andare. Quella non credo. Buongiorno! Che dolore! Però mi riprende subito, questo è il problema. Prendile. Mi serve anche un'arma. Ok. Ha ucciso Mark. Devo soffiarmi il naso. Campera, mi sta venendo nel culo qua. Mi vede? Mi ha visto, sì. Buongiorno. Non è giusto. Vieni qua. Vieni qua.
Anthony, buonasera. Oh, scusa. Aia. Da, che sfiga, però. Niente. Cazzo. È troppo forte. Non ho girato la telecamera, sennò ce la facevo, eh. No, è fortissimo il killer qua, è distruttivo. Sì, sì, mi mancava poco, Moro. Guarda che ero arrivato. Sì, sì. No, tanto non potevi scappare, quindi... No, perché? Perché tanto ti raggiungi... Ti sei teletrasportato davanti, gatto. Sì, però se lo colpivo lo stannavo quel poco che bastava, ma avevo 20 metri, Ma gli ha dato una botta, gli ha fatto buff e basta. Sì, ma non c'è un modo per togliere un po' di abilità, perché è troppo... Non c'è nessun setting. Più che altro, non anche le se usi. Ti accucci e stai piano piano, se lui è abbastanza vicino ti vede. Eh sì. C'ero quasi però, Non è andata male. Faccio la cacca al volissimo, arrivo. Sì, mi ricordo. Buongiorno. Ma io non ho capito niente, eravamo tutti fermi, poi è partita. Gatto è andato a cagare? Come? E quando no? Devo andare a cagare, ha detto. Cerchiamo di fare gruppo noi sopravvissuti, che vediamo di vincere, dai. Intanto comunque ci sono le impostazioni. Dopo se gatto smette di cagare. Il problema sai qual è? È il warp, quello di che titolo. What's that real? This can't be real. Tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. Lino, Karim, sta morendo qualcuno. Entriamo in casa. Vai, apri, piano piano. Tanto ci sta gatto, magari ammazza lui. Piano. Shh.
poi chiudi la porta col coso. Ci facciamo un panino. Io lo voglio col burro in marmellata. È morto. Karim, andiamo via svelutissimi, bro. Loro e Harry che sono morti. Cioè, non posso camminare così piano, mi sento male. Oh, povero gatto. Ero appena tornato. No, adesso, adesso, ma tu non l'idea, ho spruzzato fortissimo. No, si arriva al dettaglio. Volevo la quantità. Era acqua proprio. E sarà 2 litri, 3. Ti salvo io e poi scappa, che merda. Che cazzo. Oh, Lino. Cioè... Oh, l'ha ribaltato, l'ha ribaltato veramente. Non cresce. Grazie Ramputa per i 61 mesi. Dove muore un uomo, ma un uomo diventa in realtà. Ti prego. No! Mi stai chiamando? Sei bellissimo, tua voce. Non è più carne. No. Mi è venuta... Che come sono morto? Neanche di dispiacere. Io. So soltanto che gli ultimi fanno più cagare del cagare, ho capito, da quello che ho capito. Quando va a New York, ho capito, si infila dentro New York e la gente non lo caga perché è tipo Halloween. No, no, c'è lui. Hai Vinci. Prendi l'Imodium. No, l'Imodium mi fa peggio, ragazzi. Io prossimo round... Al teletrasporto. Karim, se fossi in te. Non tonzo. Perché scappava urlando ti aiuto io. Che mal di schiena. Cazzo di culo proprio. Maledetto. Mark, Lesare e Karim. Ok. Mark è comunque Mark. Bisogna dirlo. Ma è preso freddo? E non lo so. Gabe, guarda che Liesa è infame, Come sei? Ma che cazzo di tu? Vabbè, dai. Sì. Ce l'avevo quasi fatto. Ho chiamato Tommy, ragazzi. Come hai chiamato Tommy? Ho chiamato Tommy. E che ti ha detto? Non lo so, però è andato a buon fine. Quindi, boh, qualcuno arriverà. Di noi qualcuno risusciterà. Ah, ma tu nel gioco hai chiamato Tommy? Pensavo... Ok, non avevo capito. Scusate. E che ho chiamato? Tommy chi? Scusami. Non lo so. In teoria Tommy adesso dovrebbe arrivare e dovrebbe essere uno di noi che prende il suo posto. Ah. Ah già, no, è vero, uno respawna. Uno dovrebbe rinascere come Tommy, no? Esatto. Come? Sì, qualcuno rinasce come Tommy adesso. Forse, chi lo sa. Però Harry è rinato, perché era morto rinasca, e poi vivo. Rinato Harry, non lo sai, non lo sa ormai. Se sapete dov'è la benzina e la mettete alla barca, scappate, perché ho già messo l'elica. Harry, quindi non lo sa. Ma Harry non è quell'attore lì che ha fatto Doctor Who, quell'inglese, lì come si chiama? Ma chi? È uno degli ultimi dottori. L'ultimo maschio. Chi?
Capaldi? Non so, quello lì che c'aveva il Papillon. Matt Smith. Matt Smith allora. E che cazzo ne so, sì. Sono tutti inglesi, avete ragione. Grazie Leo per i 17 come... No, si pronuncia... Sì, però è veramente... Cosa hai fatto questo Matt Smith? Perché tutto riflettente. Eccolo là, benissimo. Classico gesto. Ci ha ripensato, ha detto no. È così che sei morto tu, Marco. Quindi. Esatto. Ma sarei morto lo stesso. Proprio. Io comunque stavo cacando, è stato un po' infame uccidermi mentre cagavo. Io non ucciderei una persona sul water. Ma gatto, che cazzata. È colpa di Diez. Ma gatto, se stiamo a guardare cioè, quello, è impossibile ucciderti. È la cosa più divertente, quella. Ma tanto cosa vuoi che ti dica? Ammazza. Ma non è vero che il T-Rex sì, lui lo usava, sì. Che cazzo so, che i T-Rex però lo mangiava allora la persona che... Cosa si trova? Si sono diventati amici loro? Sanderio, buon venerdì 13 a lei, grazie. Sono le impostazioni della partita, dopo ci guardo. Ma devo rifarla da zero oppure da dentro? No, nella mappa c'è una rotella. Ah, ok, cosa posso fare? E non lo so, puoi modificare le robe di Jason, le robe dei sopravvissuti e altre robe. Ok, dopo ci do un occhio. Perché intanto un'ora è volata, ho cagato. Ma... È cagato, gatto. Cacando il tempo vola, è vero. Fanno. Mi dicono che Jason può essere ucciso con Tommy perché c'è il fucile Bono. Ma credo rispondi comunque. Ce lo puoi uccidere in ogni caso, ma è durissimo, impestato. No, forse c'è il modo di ucciderlo con il maglione, sai? Perché il maglione della mamma, se lo trovi, puoi far qualcosa. Non credo di aver mai visto un maglione in questo gioco da prendere. Perché io ne ho tanti a casa se serve. È nel cabinotto della mamma, ma non mi ricordo. Il maglione. Sì, c'è il maglione della mamma. Gli ha cucito, che storia. Fatto l'uncinetto. Può essere ucciso con Tommy con un personaggio femmina. Non so. Why? Mi alzo a cannone adesso il volume. È uguale tanto. Allora affanculo Marco, hai capito? Ah, io vi sento andare. Poco, ma va benissimo così. Che già è tutto un disastro. Come? Col maglione servono tipo tre persone, ma si sbrindella tutto però. È molto pesante, gatto. E sarà di lana merino. C'è dentro la pecora, direte. Ma perché lo ha fatto, Karim? Perché i coglioni, va sempre in copia. No, ma questa è una citazione tra l'altro di Alvaro Vitali, mi pare. No, era... Anche il Veneto lo lasciava capire. Era una citazione sempre a Selvaggi, però è una roba che si dice spesso, quindi è una citazione al Veneto. Grazie, Cistifellea! Oh, scusa. Prego, Cistifellea. Auguri! Grazie anche all'intestino e a tutti gli altri organi. Il personaggio femmina deve indossare il maglione della madre che Jason ha come reliquia, così da indebolire Jason per qualche secondo e ucciderlo con l'ascia. Ma se me lo metto io il maglione non va bene? È sessista? Se lui mi vede e io muoio, scusami. No, se sei maschio infatti. Poi, perché dovremmo fare il personaggio maschio? C'è da dire una cosa, i personaggi hanno anche dei perk che dovremmo mettere. Forse siamo così scarsi proprio io perché non abbiamo perk. Io sono super livellato, sono. Ha finito come il gioco, perk? Moro. Basta. Serve un cazzo. Paura. Che sparo, bravissimo. Sì, per tre secondi lo stordisci, per la sega. Che per... Non so. Brava, fanculo, Gabriel. Cosa fanno? Perché aprono le finestre e poi non escono? Fanno passare un po' d'aria. Ah, dici? Stanno per uscire, credo.
Ah, aspettano l'ultimo. Ma sono intelligentissimi. Stanno aspettando che Jason gli spacchi la faccia, vedi? Tanto, Eliezer ha pure il lallone rosso in faccia. È veramente diventato malvagio vero. Vedi che l'ha ucciso? Apposta, hanno vinto il gioco. Hanno finito il gioco, no? Ah no, si è rialzato. Che scena sto vedendo? Vabbè. È durato quello che è durato. Che poi c'è anche tutta la schiena spaccata, Eliezer. Quindi basterebbe un attimino rompergli... È anziano, comunque. Eh sì. Cos'è che gli taglia tutto? Gli taglia... Che sfida! E niente. Armi, scusa. Dio mio. È stato un bel duello, Karim. Comunque dovremmo recuperare un po' di più. Ci dovremmo provare. E adesso vediamo se da qualche impostazione... Adesso guardo, sì. Si può se trovavo la benzina scappavo. So creduto. Metti che il killer non può fare niente. Esatto. Quindi diventa aiuta, anzi. No, perché ho visto un paio di partite anche da altre persone che oggi stavano vedendo Cadia ed effettivamente in 5 minuti hanno messo la macchina a posto e se ne sono scappati. Perché non ci riusciamo? Ma perché non siamo delle seche. Noi. Ah, è vero, avevo dimenticato questo particolare. L'ha visto, morto. Mi sa. Mi piace un sacco il click del muto e dello smuto, comunque. Ma... Boh, è un fetish. Vabbè, quindi? Sì, inutile più che altro. Ho capito, ma fatti i cazzi tuoi, cosa vuoi? Indubbiamente quello, non mi permetto. Che bello pensare che non abbiano messo Jason e Dead by Daylight per fare il proprio gioco, ma hanno creato qualcosa di davvero terribilmente divertente. Capito, ma questo killer è immortalissimo. Di davvero terribilmente divertente. Ma si rimbalzano. Ma cioè, uno qui come dovrebbe fare per... Cioè, si ammazza, cosa fa? Quando si teletrasporta viene l'effetto VHS, no? E basterebbe magari un magnete per smagnetizzare la cassetta o una matita per bloccare. Guarda che roba. Guarda lì. Gliela fa? No. Non gliela fa. Ce l'ha fatta, eh? Guarda come spedisce via, guarda come corre via. Niente, poi... E poi ricomincia la tiritera, inutile. Esattamente. Ma è velocissimo, tra l'altro, Enrico, eh? È un ganso. È mai giovane, fallo arrivare ai 30, poi vediamo. Chissà dov'è. Ah, li prova tutti. Ma dai, sei cagato, dai. Respiro, dai. Non c'è niente per i sopravvissuti, è tutto a favore del killer. Come giusto che sia. Ma dai, guarda che sia. Non l'ha visto? No, l'ha visto. L'ha visto? L'ha visto adesso. Vabbè, ma in un attimo, scusami, vabbè. No, che stronzata, dai, ce l'aveva fatta a scappare. Ma che merda, dai. Dio, niente. È questo il problema. Vedi se si può proprio togliere quell'abilità, ga. Ma sì. Adesso vedo. No, ma infatti non ha senso. No, forse se la togli diventa impossibile perché corre molto più lento. Però cazzo, Enrico ha fatto una cosa intelligente. No, se si ha può togliere il cooldown. L'animazione per scappare non è servito. Sì. Vedi il maglione, quello lì. Però se devi mettere su se sei femmina. Ma se lo trovi, cosa fa il maglione? Se ce l'ha su una femmina, lo stanni e si può ammazzare. Assomiglia alla mamma di Jason e quindi lo puoi stannare. Ma quella è la testa della mamma di Jason per davvero, era, no? Mi ha dato un biglietto. Un personaggio uomo a sto punto. È quello che stavo dicendo anch'io. Ma secondo me anche se sei uomo ti dà questa cosa. No, dicevano solo donna. Allora, vediamo un po'. Clicco ma non fa niente. Pronto? Mi senti? Non mi sento. Jason. Alf. Stamp proof on. No, off, scusami. Break free from grab on. Attack damage half. Beta visione della mappa off. Ok. Poi ok.
camp. Veicoli riparati, Meton, no, mi sembra un po' troppo OP però. Questo non so cosa voglio dire. Ah, ok. Boh, ho cambiato un po' di roba. Allora, mi sentite? Non mi sentono. Prova? Non mi sento. Ok, allora ho nerfato abbastanza Jason, ho dato anche uno spawn delle armi maggiore agli altri. Tanto non servono un cazzo le armi. Le armi servono a pochino. Ho capito, però considera che Jason adesso fa la metà del danno, eh? E tutte le abilità ci mettono di più. E mi sa che sei tu, gatto, eh? Perché? Eri rosso. Ah, perché sono cattivo di mio, quello. Ti prego, dimmi che non sono io. Sono io per davvero, ma come cazzo ha fatto, Gary? Ah, ecco il maglione. Ah, è qua? Ho capito. Io ho messo la polizia che arriva, non so cosa sia. È un malus per me, immagino. Quattro pinne all'orizzonte. Ora che sono nerfato, ma va bene. Che poi non mi si sta... Ah, non mi si sta caricando la velocità. Non ce l'ho, quindi, mi sa, eh? Pippo Prate! Cosa sento? Sei arrivato... È lui, eh? Ma cosa c'ho in mano? Salve, buongiorno, sono l'imbianchino! E cioè, sono già bianco di mio. Salve. Scusi, è su questo palo? Faccia la cortesia che non posso correre adesso, eh. Dai. Si faccia i fatti suoi. Gatto, qui c'è Liezer, prendi lui. Ma sei stronzo. È una bella idea, ma non riesco. Dai, che non posso correre. Fate il favore. Per piacere. Ma non ne l'ho lisciato. Cosa fa la R? Perché urlo, eh? Ezzar, vieni qua. È qui. Oh, è qui. Mio sogno, Oscar, Tomorro, vaffanculo, scemo. Ah, pirla. Ma non t'ho preso, scusa? Come non l'ho preso, scusami? Ma perché? Vabbè. Perché non l'ho preso? Bisogna trovare la polizia. No, non c'è nessun cattivo. Ah, vissi mamma! Non mi avrai! Ripensando ci fosse sì! Per cortesia, non correre, Marco. Che cazzo, si tuffa sempre. E dai. Gatto, ascolta, se prendi Nether ti do un po' di soldi, eh. Quantifica? 5. Euro? Dobloni. No.
Dai, io non posso neanche correre. Ti puoi far colpire un'altra volta? No, ma... Giuda, mi hanno messo la trappola a me quei maledetti. Ma sti stupidi. Ma perché non lo prendo? No, devo rimettere l'attacco al doppio, sennò non è possibile. Se veramente non sono diventato una merda adesso. Dove è andato? Sì, ma adesso siete invincibili, è impossibile. Hai finito? Arrivo, Marco! Ti prego, Enrico, cretino! Ti prego! Corri, Marco! Grazie, Enrico, me ne ricorderò! Sarai sciocco, eh? Un combattimento incredibile! Soffoco, gatto, soffoco! Soffoco, la giugulare! Scusa, 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 scusa! Bene. Leave me back tomorrow, don't stop. Ok, praticamente ci mette un bel po' a sbloccarmi la cosa, che non è male, però dopo te la sblocca. Vai via! Enrico, ti sei comportato molto male comunque. No, dai, io volevo aiutare Marco perché è simpatico. Dai, ma dai. A me non sta molto simpatico, sai. Ma vabbè, ma sono dei differenti le simpatie e le antipatie, no? Ci sta, però insomma, mi sembra un po' maleducato come hai agito. Non entrare, grazie. Faccio il giro. No, non fare il giro. Ah! Matto, tu sei un crazy man. Aiuto. Oh, porca miseria. Dai, fai il piacere, vieni qui. Dai, gatto, per piacere. Ti fermi, ti fermi. Gatto, dai, ecco. Ferma. Cretino, ti è. Ma porca puttana, mi ha infilzato sto bastardo, che male il collo. C'è più religione, eh? Dove è andato, mo? Di qua. Lo so che sei qui dentro, Enrico, comunque, ti vedo. Oh, bastardis. Non mi posso curare. Sedato, secondo me. No, mi sa che ho sbagliato. Rimane nella casa lì. Benzinati di sangue. Enrico, puoi uscire? Dai, dai, per favore. No, lasciami in pace. E poi c'ho sto paletto qua. Aia, che male, gatto. Aspetta che mi curo. Quel lo faceva Enrico o... They deserve to die, Jason. Lo so, lo so. Make them suffer. Lo so, mamma, lo so. Lo so. Poi con sto bastone, un rottura di coglioni da usare. Posso usare il macete come tutti. Che palle. Cos'era? Qualcuno si è tuffato? Easy revenge per la lontra. Chi è? Ah.
E mi ha sbloccato anche l'ultimo. Sarebbe stato da sbloccarmi la velocità cazzona per ultima. Perché non posso scegliere. Tutta una stronzata, mi sa. Giorgia, siamo a 18. Buonasera, buonasera chat. Buonasera a lei, grazie mille. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia... Questa è una roba rossa. Ah, era la punta della mia cazza. Oh, guarda chi c'è lì. Non lo so chi è, ma io ci vado. Vado. E mi sono incastrato. Come è giusto che sia. Lì. Ma è finto? Dove sarà? Qua, tipo. Boh. Ma mi sono mosso di un metro io. Gino, grazie per i 31 mesi. Scopo ammazzare tutti, si confermo. Dov'era quello là? Oh, streghetta c'ho! È il scampa qua, macchina questo! E niente, è andato via. Bravo! Chi era? Questo è Mark. Mi sono proprio perso comunque. Un raso che mi prude un botto. Don't stop thinking about tomorrow. A cosa serve la rabbia? Ora è troppo più debole rispetto a prima. Sai cosa? Forse dovrei... Eh no, in realtà va bene, dai. Per come sappiamo giocare, va bene. Yesterday's gone. Yesterday's gone. Ma è sempre Moro che va in macchina quello, scusami. Ma mi rimane? Ah, forse aiuta gli altri? Devi cavare la pula. Perché cosa fa la pula? Too easy. Mamma mia. Chi è l'unico stronzo? Tu morto. Marco e basta. L'ho nerfato parecchio forse. Forse un po' troppo. Sì, che però la pula che arriva subito. Alla fine uno, me. È uno è riuscito, non tutti. Quindi a me. Boh. Ne bastava uno? Ma c'era solo Linda che è riuscito, eh? C'è un problema. Ma noi siamo però. Fuggiti tutti, però, eh? Tolgo la polizia, no, quindi? Con la c'è un problema con la macchina abbastanza grave. Ma che cosa fa la polizia? Cioè? Che quando freni, guarda dietro. Quindi è un casino guidarla. Bello. È più bello. Così. Gatto, la polizia, se tu trovi dov'è, ci vai e è finito. Ah, ok, la tolgo, la tolgo. Togliamola in caso. Non so se non sapevo che cosa fosse, io l'ho messo. Oh. Ok. Quindi la polizia devo togliere. Mm-hmm. Allora, loro hanno più vita. E a sto punto lascio l'attacco normale di Jason.
Che tanto loro comunque hanno vita in più. Poi ci siamo. Esatto, Manuel, esatto. Allora, prima avevo dimezzato il danno di Jason e raddoppiato la vita degli altri. Adesso ho messo il danno di Jason normale, la vita degli altri rimane raddoppiata e ho tolto la polizia. Chi lo sa. Ma la polizia... L'ho tolta. Ma è di nuovo gatto? Io lo vedo sempre rosso. Ma secondo me è perché sei pazzo. No, sei te, carino. Yeah! Infatti ti ho riconosciuto, Boom. 5 minuti dopo. Ma perché urla? Cazzo urli, non urlare. Allora, raccolgo questo coso. Qui. Raccolgo questo coso qui. No. Apro qua. Gli altri sono bassi, vabbè, dai. Tanto non ci sono quasi mai. E non sto neanche parlando troppo forte io, dai. Prendo anche... Ne posso prendere più di uno di questi? Ok. Tanto non mi acchiapperà mai col collo, quindi figurati. Prendo questo. Prendo una cura. Io gli altri li sento abbastanza bene. Sì, non sono forti, ma va bene. Ma certo non fa più le persone. Sì, però, niente. Ho preso la pistola. Che è una pistola della minchia, però... Meglio di niente, no? Porca puttana è qua. Grazie Ghiso per i 67 mesi. Boh. Che poi è una porta a vetri che la potrei sfondare io con un calcio, figurati. Ok. Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. Cos'è successo? Ah, non ho la mappa trovata. Ok. Avrei potuto guardare nei cassetti, magari. Scusate che sono scemo, non ci ho pensato. No. No. Che poi sarà anche già stato qui, no? Un minimo di... Di coso, di orientamento. Vedo la benzina segnata qua. Oh cazzo. Chi c'è qui? Ma ciao. Sta bastardo! Metti, scemo! Tanto ti prendo. È probabilissimo. Però non ride, cioè, questo qui è pazzo, questo qui è pazzo, questo si droga, si fa il fatto le canne, Poi figurati, finisce il fuoco al lago, Aia. Bubu, senti te! E basta un po', lasciami stare, cebo! Vieni qua! Non te l'aspettavi la doppia, Suka! Mi faccio malissimo! Mi curo. Non posso. Per il gas, signora. Ah, le apro subito allora. Le apro subito. Aspetti, per il gas, signora. Aspetti. La sistemo in un attimo. Eccolo qua. Venga. È aperto.
Eccomi signora, sono arrivato da dietro. Ma porca vacca, ma come? Un attimo, non ce l'ho la terza, attimo, non ce la porto. Perché di una puttana troia inculata. La tripla campione del mondo. Mi ha fatto malissimo. Tanto ti prendo per il tiro di merda. Che mi avevi visto? La mappa, ho capito, come faccio? Adesso soffio. E adesso sbuffo. E adesso ti butto giù tutta la casa. Un po' troppo, forse. Dov'è questo pezzettino di merda? Glielo dico che l'ho visto entrare. Questo però è cheating, glielo dico. Ti ho visto dalla finestra. Guardone, guardone, polizia, guardone. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia. Grazie al il Zanfo per 23 mesi. Però non vedo nessuno. Ah, perché sono l'unico. Sono l'unico? Sono l'unico. Ah no, anche Marco è morto. Perché non mi parla Marco? Sarà andato a far la cacca. Mi sei moro. Sono problemi suoi, non mi interessa, non mi voglio mettere in mezzo agli affari suoi. Porca miseria, che attacco di cacarella che mi era venuto prima. E effettivamente ho tenuto la finestra aperta tutto il giorno, forse per quello. C'è scritto castrato su Mark? È vero? Perché lui è castrato e io cercare di distruggere? Perché cosa cazzo c'ho nel naso? Non mi si sente, adesso sì. Ma io li sento parlare, non avevo sentiti prima. È cieco quello lì che non c'ha gli occhiali da sole? Le caccole. Sì, però che si intappano tutte, è un macello. Gatto merda. Oh, ma sei scemo? Pensavo parlassi in game con gli altri, invece sei qui. No, no, io sono morto per primo subito, m'ha preso. Tra l'altro parlava anche da gran maleducato. Sì. E che ribe, chi? Io? No, no, ho detto sì. Sì, si fa presto a dire sì. Porco Giuda, che spavento. Cosa è fermato a prendere quello lì? Sì, guarda nei cassetti, guarda. Ma chi cerca trova, cazzo. Ho capito, ma i cocci sono suoi. Mi dicono che Jason può affogare qualcuno nel cesso se lo porta in bagno. Ma davvero? Che storia. Pensa che cagata. Vabbè, a me mi ha castrato. Ah, ma era vero! C'è scritto infatti quello. Mi ha messo per terra e mi ha tirato un'accetta in mezzo alle gambe, mi sembra. Era al buio, quindi. Io ho il naso veramente pieno di mucco, Marco. Cosa? Ho il naso veramente pieno di mucco, senti? Mi fa un po' dispiacere, gara. Riprenditi, dai. Enrico,
Enrico vi ha venduti tutti i pezzi di merda! Com'è? Se la ruola tantissimo. Vedo Lino che parla, ma non, è, non lo sento. Pezzettino di merda! Meno. Tu vieni con me! Meno. Che male che mi hai fatto! Che male! Che carella è il naso pieno di mucca. Altre cose che devi espellere, l'anima. Quella è la mia trappola, la riconosco. Muori tu, scemo! Cos'è che riconosci? È la mia trappola. Cosa fa il DJ? Lino, devi l'occupato! È quello lì, chiami Tommy. Glielo dici tu che hai venduto tutto! E lo chiama con la radio dagli anni 80. Tienilo! Ti ammazzo tutti! Meno però, meno. Cosa? Meno. Ma cosa si tuffa sto scemo? Canemi si sta divertendo. Sì. Lo so che è ben andato negli anni 80, ma i telefoni esistevano. Che brutta fine. No, ma siamo morti soli e te. No, anche Marco, solo che non parla, che è timido. Come? È piccolo? Ho detto che è timido. E quindi è piccolo. Allora, ma Lino, ti spacco la faccia. Mi fai male, la violenza è un atto... Sì, sì, beh, stiamo giocando un gioco calmo, effettivamente. Che è comunque un successore, stiamo facendo i numerissimi. In che senso? In generale, come persone, ma anche noi ci stiamo divertendo. Ah beh sì, sarà stato un raid di Sabaku comunque, cioè, probabilmente. Sì, è una merda, però giocando in compagnia è carino. Sono d'accordo col fatto che sia una merda comunque. Sì, no, è terrificante, ma lo si giocherà oggi corre. E forse tra 40 anni la prossima volta. E quando è il prossimo venerdì 13? È l'anno prossimo. Il 16 ottobre, no? È giusto. È vero. No, ti prego, non lo rifacciamo. Ti voglio bene, ma no. È vero, ho detto. Dobbiamo trovare un altro gioco con il titolo venerdì 13. Tra 6 anni ricade venerdì 13 a gennaio. Lo rifacciamo tra 6 anni. Va bene. Però ero sicuro sul 16 ottobre io, Controlla, prendiamo i calendari. Il 16 ottobre è venerdì 13. Ma è troppo presto, tra un anno è sempre uguale il gioco. Secondo me invece tra 6 anni diventa bello. Ma lo fanno il 2. È venerdì 14 poi. Comunque anche il 24 settembre, sai, Google, qualcuno dice che dice giugno 2025. Prova a vedere il 24 settembre. Ok. Pronto? Cazzo, ci sono arrivato dopo tante volte. Guarda, vai, io vengo da 7 ore di live qua, che ne so. Cazzo. È domenica il 24 settembre, però. Ah, vabbè, grazie. Bisogna dirlo. Mi sono bloccato. Se non era domenica, allora va bene. Perché cambia a correre? Ha un killer diverso, Karim.
caduto, pirla! Il suo è più forte. Cioè, ha altre abilità. Il mio non poteva correre. Poi adesso non so che malus e bonus abbia. E c'è anche l'arma di merda. È arrivato qui, che cazzo mi chiami Tom? Gli ho sparato in testa. Sotto tu! Chi è sette? Please no! No, Karim, non è come pensi. Scappa, scappa, no! No, Karim, smettilo, sono Tommy! Sono Tommy! No, sono Tommy! Ecco perché non parlava più. Ecco perché non parlava più Marco. Era Tommy. Ragazzi, ero Tommy. Io adesso l'ho capito. Pensavo fossi maleducato, sai. No, ero proprio Tommy. Comunque stavamo parlando della prossima volta che giochiamo a questo gioco. È il 24 settembre. Perché, ah, ok, va bene. Quindi lo facciamo ogni volta che c'è il 13, ok. No! Esatto. Pezzetti di merda. Guarda come pensa bene Karim. Karim è venuto benissimo. Inizia a preoccuparmi un po', però, se devo essere sincero. Sto mettendo troppa enfasi. Ma sì, Karim è pazzo, lo sappiamo tutti. Karim adesso ammazza la vicina, eh? Enrico, comunque ormai è diventata una cosa fissa questo. Lo facciamo sempre tutti i venerdì 13, eh? Va- ah, e quali sono? Fammi vedere quali sono. Il prossimo è il 24 settembre. No, non ho capito. Qualcuno può mettere una sveglia per l'anno prossimo, cioè per... Sì, sì, già messa, già messa. È per il 24 allora settembre. Sofia Loren, gatto. Enrico ci ha pensato, Enrico ci ha pensato, l'ha capito. Allora, il prossimo, se vogliamo rifarlo, è il 13 ottobre. Ma è controllato il 24 settembre, sono sicuro, eh? No, no, non è il 13 venerdì, il 24 settembre, giuro. A che giorno? Hai mai visto quello dell'anno scorso? Allora, lo scorso 24 settembre era venerdì 13, però questo qui no. Ormai mi sono perso i giorni e quei mesi. La cosa bella è che né Lino né Marco l'hanno capito, Enrico, sai? No, come? Scusami, io ero distratto da... No, pure io ho detto chat, controllate se il 24 settembre è il 13 di venerdì. Sono... Ma non ci ho pensato! Che cretini. Sì. Hai visto Harry? Era Tommy. Ho visto, bellissimo Tommy, perché arrivi tutto bello fiero, biondo e poi muori. Lo scontro finale. Che tega. Ma perché si ostina a squizzarli? Attenzione. Aia! Nella patonga, ragazzi. E nel collo anche. La beccata della patonga. Fare un male, cane. È morro, t'ha beccato nella patonga. Mi è piaciuta questo commento di Lino. Devi fare un l'ha rinviata anche. È vero. Sì, penso di sì. Mi sento male dentro. E lei, anche lei. Che poi non è detto, eh. Bisogna provare. Cosa? Proviamo. Lasciata in testa. Sì, ma non abbiamo io dietro abbiamo fatto tutte le case, non c'erano le chiavi. Ah, io ho nerfato, fatto, non so dirti. Ma poi adesso c'è solo una mano. Sono le balle Karim. Nelle balle. Grazie Peppe per i 19 mesi. Nelle palle sicuro, però in testa magari muori su colpo, non lo sai. Non lo sai, nel senso che non te lo dicono. Esatto. Nessuno te lo dice. Ma non c'erano le chiavi in questa parte. Le chiavi non c'erano, non so dove. È stato molto bello. Il tuo morto, poi dopo tutti questi anni, è sempre una meraviglia. Voglio capire. Ma chi è che ha lasciato la benzina e la batteria di fianco alla macchina? Allora, la benzina qualcuno, io la batteria. Perché che non c'era cuccati lì. Ma perché c'era già dentro. Ma la benzina era già stata caricata, esatto. L'avevo caricata io, perché ho visto le icone della benzina e della batteria di fianco. Ho detto, io ero arrivato con la batteria, ma non ce l'ho fatta a metterla, mi ha inculato questo maniaco. Le chiavi invece non c'erano. Mancio, grazie per questa serata, adesso smettere di ridere, grazie. L'ultima? No, io sono cotto, ragazzi, mi spiace. Sì, almeno ringraziamo anche... Sta tolto via tutto, mi smuto di qua. Ci siete? Eccoci qua. Su Discord, eccoci qua.
Poi è stato bello, dopo la nerfata ha migliorato notevolmente la io non lo so perché Karim mi ha preso in 10 secondi, quindi non so com'è l'ultima partita. Karim, stai bene, vero? Non è che vuoi chiudere qualcuno. È stato molto bello. Mi piace. Io non so mai stato. Enrico vi ha venduto tutti, io ve lo dico perché l'ho lasciato vivere. Ma Enrico, ero Tommy, come hai fatto a vendere? Prima, non quando Tommy, sempre fedele. Sono molto fedele da te. Dai, stato fico. Chi è che continua la live qua? È sempre bello vedervi, tranne Gatto. E vi voglio confermo tutto. Soprattutto non voglio vedermi, è proprio quello che... La mattina è sempre una tragedia. Sì, infatti non mi guardo allo specchio. Va buono, ciao, amici, io uomini. Vi ringrazio, ciao. È stato molto. Chi è che continua la live? Che vi mando gente, è stato bello. E gli altri due. Io mando dal secco, mando. Okay. Allora io mando dal... Harry c'ha bisogno che deve crescere. Buonasera. Non riesco a trovare un complimento, vabbè, ma andiamo dall'altro. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao, ciao. Vi mando dal secco, ditegli ciao secco. E basta, buonanotte.